Amici, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e bentornati sul canale. Allora, oggi siamo qui per fare un piccolo video per fondamentalmente dirvi e dirci due cose. Uno, che abbiamo comprato la GoPro nuova, questa nuova GoPro 12. E finalmente, direte. Arriveranno, probabilmente più avanti arriveranno anche i microfoni, perché comunque... Che è successo? No, va un po' in oscuramento. Ah. No, vabbè, dopo, non so, la prima volta che lo uso pure io. Probabilmente si disattiva. Stiamo coi piedi per terra. Siamo su ruote. Siamo in un parco. Non siamo su Caramas da un po' di giorni ormai. Perché? Chiederete? Perché? Perché? Dici perché? Ci siamo dovuti necessariamente fermare perché tra qualche giorno probabilmente dovrò fare un interventino e quindi ecco, questo ci costringe a non stare, a fermarci un attimo e quindi siamo in città. Quindi niente, vi teniamo aggiornati per quando sarà l'intervento, per come andrà. Siamo a Roma e staremo qua per un pochino. Ancora non sappiamo quanto tempo, però, e niente, ci facciamo un giro qui a Villa Panfili, parco cuore verde della uno dei cuori verdi, dei polmoni verdi della capitale, la zona sud, e proviamo un po' questa GoPro nuova, vediamo come funziona. Devo capire bene quanto posso stare lontano, però già il fatto che non mi taglia più l'inquadratura è una cosa. Sono tutte le inquadrature tagliate, così. È una cosa buona, quindi mi vedete intero adesso con la testa, tutto, c'è tutto. E ci vediamo dopo. Faccio un po' di video mentre raccogli le margherite. Raccogliere margherite, qui si pisciano i cani. Molto, molto. Ma è al contrario? Giusto, sì. Bella, una bella giornata. Forse. Fantastica. Provo a correre. Eh? Provo a correre. Per farla smettere? GoPro, arresta video. Stavo ripensando al tempo che è trascorso dall'ultima volta che sono stata qua e mi è venuto in mente che io mi venivo qui ad allenare ogni tanto durante i lockdown o comunque tra un lockdown e un altro, che vabbè, non siamo del tutto vicini e per arrivarci, però insomma nei giorni di lockdown più stretto sicuramente non era consentito venire fin qui e quindi ecco, sono stati di quelli periodi i pappagalli canta. I pappagalli, e quello è stato insomma l'ultimo periodo, perché poi siamo partiti con Caramas a tempo indeterminato. Pensavo anche ad un'altra cosa divertente, che questo video uscirà quando io mi sarò già operata, quindi dico alla me del futuro: sta tranquilla, hai visto, tutto bene. Speriamo. Bella questa cosa. Beh, comunque sono cose nuove, eh? Cioè nel senso, né io, fortunatamente, insomma, né io né Fede abbiamo mai avuto a che fare con interventi o operazioni ed è vero che è una cosa piccola. Diciamo piccola, però comunque c'è di mezzo l'anestesia, c'è di mezzo comunque non un ricovero perché sarà un day hospital, però comunque un po' di apprensione
po' di apprensione c'è sempre, come è giusto che sia ovviamente. Quindi, alla mia difficoltà dico brava, sei stata coraggiosa, hai affrontato tutto, hai visto che andava tutto bene, batti 5. Batti 5, battete 5 raga. Ovviamente poi Roma ti regala. Ma si può entrare. C'è gli aranceti. Questa è una novità assoluta. O forse è sempre stata aperta, non ce ne siamo accorti. No, ma non esageriamo. Vabbè che manchiamo da un po'. Manchiamo da un po' da queste parti, quindi... GoPro arresta video. GoPro arresta video. Stiamo scoprendo che hanno aperto probabilmente un locale, una caffetteria in questa parte di Villa Panfili che fino a qualche anno fa era chiusa. Ed è molto bello perché c'è tutto un giardino con gli aranceti. Questo posto si chiama Casale dei Cedrati, è stato aperto in quest'ala annessa alle mura antiche qui di Villa Panfili. Molto bello, spazio molto interessante. C'è questa piccola area espositiva. Questo tra l'altro sembra Campo Imperatore. Ah, ecco. Ah, ecco, che bello. Madonna, che bella sta foto. Il nostro amato Campo Imperatore. Il cane di Tivo, cos'è questo? Bellissimo. Molto bello. Beh, allora, per noi devo dire che scoprire posti nuovi a Roma ormai non è una cosa così scontata, perché purtroppo diciamo che Roma non è una città così veloce negli aggiornamenti, nel presentarti cose nuove. E scoprire degli spazi nuovi è sempre, sempre piacevole. Ragazzi, molto bello, se avete la possibilità e l'occasione. Oh, finalmente Roma che ci regala un posto nuovo, un posto carino, un posto che... soprattutto Roma Sud. Sì, un posto che riqualifica un po' questo parco di Villa Panfili che... tenuto bene, molto grande, immenso, che però mancava un po' di questi punti anche dove venire a passare un pomeriggio in compagnia, ti leggi un libro, bevi un... insomma, posti che siano degni di una città come Roma. Bello, bellissimo, cioè, tenuto bene, pulito, nuovo, un vecchio casale restaurato annesso alle mura, qui ci sono le mura, tra l'altro con questo giardino bellissimo, questo aranceto. Veramente bello, bel posto. Dai, che ci risolleviamo un po', perché poi viaggiando per l'Europa e vedendo anche altre città, altre capitali, purtroppo si fa sempre un po' il confronto e su questo noi non siamo molto al passo, purtroppo. Pur avendo molte più possibilità di tutte le altre città, sì. Cioè... oggettivamente, no? Ma anche in termini di dimensioni probabilmente, cioè statisticamente è più possibile che ci sia più possibilità di spazi liberi. Certo. O da riqualificare, vabbè, con bassa polemica. Che strada vuoi fare? Bello. GoPro, arresta video. No. Mi sa che senti di più la tua voce. GoPro, arresta video. Allora ragazzi, volevamo dirvi due parole anche su questo momento particolare che stiamo vivendo, perché per noi che siamo in viaggio da
da ormai 2 anni e viviamo nella nostra casa. Questo periodo di stop forzato non è stato scelto e soprattutto non è facile perché, come voi potete ben immaginare, quando ci si trova costretti e non per scelta ma per esigenza a dover cambiare i propri ritmi, le proprie abitudini, i propri spazi, perché la nostra casa, comunque per piccola che sia, è il nostro spazio di vita, è il nostro spazio quotidiano e quindi insomma sono periodi abbastanza particolari questi per noi, un po' difficili anche perché comunque rientrare in una città che ha delle grosse problematiche anche di vita, di gestione della vita, di gestione del tempo, di gestione degli spostamenti. Roma è una città molto complicata e quindi per noi questo è un momento di aggiornamento, diciamo, anche sotto certi punti di vista di, se vogliamo, di forse anche un momento di consapevolezza, no? Cioè che magari quando ci si ferma si consapevolizza un po' tante cose che magari si danno per scontate durante le giornate normali, tra virgolette, della vita normale, che per noi è la vita che facciamo, la nostra vita in camper, la vita in viaggio, la vita da viaggiatori, la vita da nomadi. E capire poi quanto ti mancano queste cose quando non hai la possibilità di viverle come vorresti. E quindi niente, vorremmo così condividere con voi anche questo momento, in realtà, così come abbiamo sempre condiviso anche gli altri, un po' per lasciare traccia, come sempre il nostro obiettivo, lo diciamo sempre, è quello non solo di condividere con questa piccola community che tra l'altro insomma piano piano sta crescendo e anzi siamo molto contenti che vediamo che comunque qualche iscritto in più al canale arrivano anche i primi commenti e quindi per noi insomma è sempre una soddisfazione. Però l'obiettivo principale sì, è costruire per noi un ricordo, una traccia, sì, lasciare il famoso segno di questo periodo della nostra vita, di questo momento. E forse in generale questo momento di stop consolida le scelte che abbiamo fatto in passato, sì, ed è rinforza, perché ovviamente vivere da nomadi girando con poche sicurezze, con poche, come si dice, comodità, ecco. Vivere sì, con poche comodità comporta sempre il dover sacrificarsi per le cose molto semplici che nella gestione della vita quotidiana qui in Occidente sono date molto per scontate, no? E quindi quasi quasi verrebbe da pensare, vabbè, vi fermatevi, vi rilassate in un certo senso, vi... No, in realtà esatto, godete del comfort, è proprio il contrario. E questo, se può essere vero i primi 2 giorni, perché poi è innegabile, perché... Sì, il piacere innegabile di farsi una doccia che dura più di un minuto e mezzo con una quantità d'acqua diversa, con soffione così invece che esatto, così, è chiaramente diverso, però ci rendiamo conto che non sono... che abbiamo completamente switchato i nostri piaceri della vita, il nostro senso, il significato che diamo alla vita. Quindi questo non ci appaga, quindi non vediamo l'ora di metterci in marcia. Sì, no, e poi in più c'è la voglia proprio di continuare a viaggiare, di continuare a guidare, continuare a vedere posti nuovi, continuare a vedere il mondo fuori dai finestrini che si muove con te. Vivere. Sì, la voglia di continuare a vedere il cielo la mattina, tutte le mattine, di sentire il freddo sulla pelle quando fa freddo, sentire il caldo, cioè diciamo che tornare ad avere quel contatto con la natura che abbiamo costruito e che adesso ci sta mancando terribilmente, nonostante Roma ti dia la possibilità comunque di venire ad esempio in posti come questi e passare una giornata piacevole senza... Sì. Però è qualcosa che ci manca, perché sono tutte poi, diciamo,
consapevolezze acquisite nel tempo, che non eravamo assolutamente nemmeno partiti con queste intenzioni, con questi desideri, forse anche ingenuamente. Però il fatto di... abbiamo preso coscienza pian piano in questo nostro percorso di viaggio di quanto ci sentissimo anestetizzati prima nei posti, i pappagalli sempre confermano, sì, nei posti più statici, no? Nel non rigenerarsi attraverso una serie di importanti elementi naturali, con tutto che noi siamo sempre stati, ci siamo sempre mossi, abbiamo sempre viaggiato tanto, quindi diciamo che è sempre stato camuffato questo sentimento, però ecco, viaggiando ne abbiamo proprio preso consapevolezza, e quella alienazione lì, quell'anestesia lì, tornare a, un po' ad assaporarla non dà delle buone sensazioni, ovviamente. Quindi vediamo, non è detto che non riusciamo comunque tra un appuntamento, una visita, inserire anche qualche giro, qualche gitarella fuori porta in cui riusciamo a riprendere la guida e così provare magari a tornare anche nei posti dove siamo già stati. Quindi intorno ci sono, vabbè, c'è l'Abruzzo ad esempio, che adesso c'è anche un po' di neve, quindi potrebbe essere pure uno scenario nuovo, sì, da provare. Continuiamo questa passeggiatina a Villa Panfili. Giorno assolatissimo, questa giornata calda, e Roma è comunque ancora una città molto calda anche a livello, beh, di temperature. Penso che andando avanti diventerà sempre più così. E continuiamo a provare questa GoPro 12 Hero Black, che al momento ci sta dando, mi sembra, soddisfazioni. Fateci sapere anche voi nei commenti eventualmente come vedete e se avete visto questo cambio. Lo so che non è un cambio, non è un salto quantico, ci sono video su YouTube molto qualitativamente molto migliori. Noi al momento abbiamo poche possibilità, ma quelle poche che abbiamo cerchiamo di sfruttarle, e quindi fateci sapere se insomma vi siete accorti della qualità migliore del video, dell'audio, non lo so, ancora lo devo capire. Stava a fa' il botto, Fede. Che dovete sapere che Fede quando cammina c'ha sta cosa che ogni tanto le si girano i piedi. Non si sa come, ma... è così. Ogni tanto si girano i piedi, no, e... Il fatto è che non sto mai in un paio di scarpe giusto. Cioè, non so, abbiamo sempre questo problema con le scarpe, non si sa perché c'è. Non si sa perché c'è questo problema con le scarpe. Esatto. Quindi o mi fanno i vestiti che o c'è sono qualcosa, sì, che... Queste in particolare si sono un po' allargate. E quindi avendo un po' di zeppa si rotola, ci si rotola. Fanno girare la caviglia. E quindi ogni tanto scendo. Vabbè. Ce la teniamo così, ci piace così a noi. E non sarà per questo l'intervento, eh. No. Non è per aggiustare i piedi. Ciao pappagallì. I pappagalli di Roma.